Con coach Giorgio Salvemini, post partita della gara vinta contro Omegna, punteggio finale 94 a 85. Ti chiedo, guardando un po' le statistiche, anche all'intervallo eravamo in vantaggio in tante voci, però eravamo sotto nel punteggio. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a sistemare anche il punteggio della partita, non solo le statistiche singole. Sì, allora innanzitutto voglio fare i complimenti a Omegna perché ha dimostrato di essere una grande squadra e una serie di vittorie così lunga non è una cosa casuale. Quindi complimenti a loro e tantissimi complimenti ai miei giocatori perché oggi siamo riusciti a battere una grande squadra. Quindi questo per noi ci deve dare tanta consapevolezza, come l'abbiamo presa. Giocando per lunghi tratti alla pari anche a Livorno, quindi stiamo crescendo e questo in questo momento deve essere per noi una grande spinta e continuare a premere sull'acceleratore. Detto questo, è giusto, la tua disamina, la tua fotografia è esatta. Quello che ci stava creando delle grandi difficoltà, che poi aveva scavato una differenza che anche nell'arco dei primi due quarti avevamo ricucito un pochino, erano i 12 punti che Omegna aveva fatto su secondi tiri. E questi 12 punti erano quattro bombe consecutive che abbiamo subito, quattro bombe che abbiamo subito sul rimbalzo offensivo. Perché è dove, quando giochi con le grandi squadre e quindi con dei grandi giocatori, ogni minimo dettaglio, se lo sbagli, vieni punito e vieni punito in maniera chiara e in maniera molto profonda. Quindi siamo stati bravi a cercare di limitare il più possibile quelle sbavature, quel secondo di ritardo, quel tagliafuori non fatto, quello stunt non fatto, quell'aiuto, quel close out, tutte quelle situazioni che nei primi due quarti le stavamo facendo, ma non riuscivamo a farle in maniera perfetta. E la cosa che mi riempie di grande soddisfazione, e di questo devo fare i complimenti al mio staff, perché sia Ludo che Ale hanno preparato la partita nei minimi dettagli nello scouting report, ma anche e soprattutto a Marco, il nostro preparatore fisico, perché se alla terza partita in una settimana di cui due contro due squadre che ti impegnano a livello fisico in una maniera incredibile, che sono Livorno e Omegna, e riusciamo a fare una partita del genere. Quindi la qualità del lavoro che sta svolgendo mi sembra che sia giusto sottolinearlo. Poi è stato bello perché è stato bello vincere così nel nostro palazzetto, con i nostri tifosi, con l'ambiente giusto. Ecco, tante cose positive, però queste cose positive dobbiamo essere bravi a mantenercele e a incanalarle sempre in una fase di crescita, perché adesso arriva la parte finale del girone di andata, dove nella parte finale del girone d'andata arrivano delle partite che per noi sono straordinariamente importanti. Quindi adesso bravi, però subito focalizzati sulla prossima in casa. Perfetto, grazie coach. Grazie a tutti.